scendiamo in campo per i boschi e le foreste, guardate! Con le sue iniziative Coop contribuisce a salvare tanti di quegli alberi che si potrebbero riempire dei campi di calcio. Scelgo Coop perché si impegna ad usare sia carta riciclata, sia carta e legno provenienti da foreste gestite responsabilmente. Se stanno bene gli alberi possiamo fare un respiro di sollievo. E lei? L'ha salvata la Coop? No, perché è un bel tronco di pino. La Coop sei tu. Eccoci di nuovo in studio, siamo sempre a Eco Show e andiamo a parlare di una cosa che riguarda tutti noi, cioè la spesa, quello che facciamo tutti i giorni andando al supermercato. Ne parliamo con Claudio Mazzini di Coop Italia, che è in linea con noi. Benvenuto Claudio. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Siamo qua per parlare con te di appunto una cosa che conosciamo bene, il fare la spesa, però proviamo per un attimo, siccome parleremo di imballaggi, parleremo delle confezioni, a immaginare un viaggio nel nostro supermercato. Entriamo con la Sciura Maria o piuttosto che con la massaia di Ovada di turno e andiamo a comprare quello che ci serve. Allora, potrebbe servirci della maionese, potrebbe servirci del dentifricio, delle uova. Le uova, che però è importante che arrivino integre in cassa, quindi è importante vedere che non siano rotte. Come si fa a vedere se un uovo non è rotto? Allora, forse scelgo quelle nella confezione di plastica perché sono trasparenti e quindi vedo se sono rotte. Poi dopo proseguo, posso comprare ancora un fustino del detersivo perché l'ho finito proprio l'altro ieri, questo è importante da ricordarsi, del pane naturalmente e della birra, perché questa sera viene anche un amico, si guarda la TV insieme. Arrivo in cassa, quello che pago è naturalmente un conto economico, in verità pago anche un conto ambientale. Quello che non sa la Sciura Maria è che poi, arrivata a casa, il 40% del peso, diciamo, di quello che ha comprato finisce direttamente nell'immondizia. E così, Claudio? Sì, c'è un aspetto fondamentale che bisogna ricordare e che giustamente hai detto prima. Gli imballaggi hanno un fondamentale servizio, che è quello di prolungare la vita e la conservabilità dei prodotti, e quindi hanno un'azione che è importante. Tuttavia, anche qui la logica è di cercare di avere il minimo di imballaggio possibile per il lavoro che deve svolgere l'imballaggio stesso, che è quello di proteggere e di conservare il prodotto. E quando le cose vanno oltre a questa funzione, entriamo nella logica dello spreco e non più dell'utilità. Per esempio, ti interrompo subito perché ho notato recentemente al supermercato, perché da bravi ecologisti, noi di Cosciò siamo attenti anche quando si gira per le corsie di un grande ipermercato, e quello che balza subito all'occhio è che per alcuni prodotti in tubetto, no, che potrebbero essere appunto la maionese, il dentifricio, piuttosto che la pasta di acciughe, talvolta troviamo questo tubetto confezionato in una scatola rettangolare dove c'è scritto esattamente quello che poi dopo ritroviamo sul tubetto stesso. Altre volte invece questi tubetti sono piantati dentro una sorta di struttura come un porta uova e io posso prendere direttamente il tubetto. Ovviamente il ragionamento è banale. In un caso mi porto a casa della carta che immediatamente butto nella pattumiera pulita perché non me ne faccio nulla, mentre dall'altra parte ho il prodotto nudo, tra virgolette, esclusivamente con l'imballaggio che serve a proteggerne il contenuto. Perché questa differenza? Questi sono dei casi che si diceva prima, cioè ad esempio la scelta di vendere maionese o dentifrici senza l'astuccio di carta, quell'astuccio dal punto di vista della protezione del prodotto non serve a nulla. Anzi, in particolare, insomma, sono due prodotti che vengono immediatamente gettati nella spazzatura, perché poi in realtà occupano spazio.
Non solo buttiamo carta, ma anche tanto inchiostro insieme, perché c'è anche questo. Noi, per esempio, la scelta che abbiamo fatto sui dentifrici e sulla maionese, proprio di venderli nudi, come dicevi tu, no? Quindi senza l'imballaggio successivo di carta, è stata una scelta coraggiosa, anche perché il prodotto è assolutamente sicuro e integro già in quella confezione, e quell'astuccio successivo non serve a nulla. Per darti alcuni numeri, do i numeri ma solo in senso figurato, ogni astuccio di cartone della maionese significa 30 grammi di carta risparmiata. Questo moltiplicato per il totale dei volumi che si vende significa 33 tonnellate di carta risparmiate all'anno. E se le portiamo in tonnellate di CO2, che adesso è molto, come dire, moderno, no? Rendicontare in CO2, vuol dire 300 tonnellate all'anno di CO2 non emesse solo da questo piccolo banale gesto. E questo vale per tutti questi prodotti in cui l'imballo qui è un sovraimballo, non ha alcun tipo di utilità nella protezione del prodotto. Non solo, come si vede nelle immagini, poi tutti questi imballaggi hanno, non sappiamo mai dove metterli, perché sempre più sono tra loro difficili da riconoscere. Ecco, un'altra cosa. Ti interrompo solo un attimo proprio per provare a fare un ragionamento di psicologia da bar, una psicologia spicciola. Ovviamente non tiriamo in ballo né Freud né altre teorie nobili, ma entriamo appunto nella psicologia da bar, quindi in quella in cui siamo tutti allenatori di calcio e siamo tutti degli emeriti professori, e ci interroghiamo su che cosa passa per la testa appunto della signora Maria, che invece è affascinata dall'oggetto, il cartoncino con dentro il tubetto. Che cosa succede? Ma vado anche oltre, in particolare per esempio nel caso delle uova. Che cos'è che mi fa ragionare in un'ottica antiecologista, no? Nel caso delle uova ovviamente eclatante, anche perché se anche le prendo nella confezione di carta, è ovvio che se l'uovo è rotto all'interno, la carta ormai è andata in pappetta ed è tutto molto morbido. Cosa succede secondo lei? Intanto mettere le uova sopra il nostro detersivo, nell'esempio che tu facevi prima, aiuterebbe all'integrità del prodotto stesso, al di là delle battute. Noi per esempio anche sulle uova la scelta è di avere contenitori in carta riciclata e peraltro devo dire che questa evenienza di uova rotte che bagnino è un fatto veramente irrilevante. Ma cosa scatta? Devo dire che francamente facciamo fatica anche noi a capirlo. Certamente gli astucci con 8-9 colori che richiamano immagini probabilmente aiutano quella che è la vendibilità del prodotto. Però quando hai una strategia che è di rispetto dell'ambiente e che vale su tutte le azioni che fai, devi essere coerente. Noi devo dire che queste scelte le abbiamo fatte e non abbiamo visto sulle nostre vendite, quindi parlo dei nostri prodotti a marchio, delle differenze. È chiaro che è una scelta che va controcorrente, un po', diciamo così, tutti vendono con l'astuccio e quindi nessuno vuole per primo rompere questa consuetudine. Ecco, però cioè, è una consuetudine, insomma, non credo che se anche qualche altro grande marchio facesse le stesse scelte non avrebbe differenze nelle vendite. Ecco, però ci hai detto che queste vostre scelte, diciamo, un'azienda coraggiosa che decide di fare delle scelte che rispettano l'ambiente, che vanno verso una politica più verde anche nella produzione industriale, che è quella che è dietro una grande filiera della distribuzione organizzata come la Coop. Dici, il pubblico ha sempre risposto bene. In verità, io, appunto, andando invece a spulciare nella vostra storia, ho trovato un caso in cui questa cosa non si è verificata. Ed è successo con i detersivi. Cioè, Coop fa la scelta di imbottigliare il detersivo dentro dei contenitori di plastica riciclata, cioè quindi di andare a raccogliere il PVC oppure le altre plastiche, sono il PE o il PP, sono delle
sigle che significano polivinil cloruro, polipropilene, polietilene oppure polietilene tereftalato, raccolgono queste plastiche, si trattano in maniera chimica, si rifà una bottiglia da nuovo e ci metto dentro non l'acqua, non un qualche cosa di alimentare che quindi magari potrebbe suonare male alle orecchie del consumatore, ma ci metto dentro del detersivo, quindi un gigantesco chi se ne frega sul contenuto e la salvaguardia del prodotto e naturalmente la sua qualità, però il consumatore non me lo compra perché la plastica non è più quella bianca che forse mi richiama il colore del capo pulito, ma è verdina. Con la plastica verdina non funziona, come mai? Sì, devo dire che appunto con le plastiche riciclate non è possibile ottenere la trasparenza, no? E anche se poi noi alla fine abbiamo continuato e stiamo continuando a ottenere percentuali, quindi non è al 100% riciclato, ma è al 50% o lì vicino, insomma, e quindi non abbiamo, come dire, fatto un passo indietro, no? Abbiamo fatto un mezzo indietro per fare due avanti, perché poi parallelamente abbiamo inserito in 100 e rotti punti vendita la vendita di detersivi alla spina, cioè sfusi, e stanno andando benissimo, per cui è chiaro che esiste un consumatore che ha un'attenzione particolare e a quello dobbiamo rivolgerci come avanguardia, in qualche modo, per poi fare scelte che siano per tutti, in qualche modo. Per cui i test, i passaggi, le prove servono a creare consapevolezza, nuovo standard. Per cui, secondo me, e qua dico un'altra cosa, siamo pronti anche per arrivare a contenere gli alimenti nelle plastiche riciclate, perché la filiera delle plastiche riciclate è ormai a un livello di sicurezza e di garanzia che possiamo cominciare a ragionare anche di fare questo salto. Voi immaginate che utilizzare una bottiglia, ad esempio, di acqua minerale in PET, in riciclata, significa ogni due bottiglie che riciclo come non produrne una nuova. Quindi capite che dal punto di vista delle riduzioni degli imballaggi, dei rifiuti, è un'opera fondamentale. Le famose 3R, no? Ricicla, riutilizza, sono le basi di quello che deve essere l'agire di tutti. Per noi lo sono da tanti anni l'agire fondamentale. Un altro esempio che mi piace citare, se qualcuno di voi fa la spesa alla Coop, vede che il caffè, anziché avere i due pacchettini tutti avvolti, ha solo una piccola fascetta che li avvolge. Bene, questa fascetta, questa scelta vuol dire risparmiare 5-6 grammi di materiale ogni confezione inutili, e moltiplicato per i numeri, anche qua si arriva sempre a dei numeri significativi e importanti, per cui l'ambiente lo si difende togliendo gli sprechi. Cioè noi dobbiamo tornare a un'essenzialità, a un consumo più consapevole e anche, come dire, un pochino più sobrio. E allora, nell'ottica del risparmiare, perché non, e citavi appunto anche le 3R, perché non introdurre anche il riutilizzo? E allora, ritorno alla spesa immaginaria che abbiamo fatto prima, c'era anche una confezione di, diciamo, bottiglie di birra, o piuttosto che, insomma, mi interessava metterci dentro una bottiglia di vetro. Perché allora non ritornare, come raccontavano i nostri nonni, al reso del vetro come con la bottiglia del latte, quindi riportare indietro? So che in Germania il vetro è tassato, no? Cioè, e quindi c'è un valore aggiunto. Come mai in Italia non potremmo fare una cosa del genere? Pensate che sia possibile farlo? Perché la Germania parte da un aspetto fondamentale, che è una scelta strategica di politica. È chiaro che se io il vetro lo debbo, ed è giustissimo raccoglierlo e fare come facciamo, ma in Italia il vetro viene ogni volta rifuso. Quindi il risparmio reale è solo il 30%, perché comunque fondere dei cocci di vetro per fare dell'altro vetro ha un dispendio energetico molto alto. Senza contare anche, adesso che ci penso, la strada che deve fare il vetro, perché ormai non sono più tante le vetrerie in Italia, quindi bisogna mettere su un camion. Ho fatto degli studi di ciclo di vita e il risparmio che esce è circa il 30%. Bene, in Germania hanno messo banalmente, adesso dico una cosa banale, sulla birra, che vale 1,50 euro, una tassa di 1 euro.
Allora è chiaro che a quel punto riportare la bottiglia integra e avere la filiera che semplicemente la lava, è chiaro che mi fa diventare quel tipo di operazione ambientalmente sostenibile. Ne aggiungo un altro: in Germania raccolgono per colore il vetro, quindi certo, il verde, il bianco col bianco, il marrone col marrone, proprio perché c'è questa strategia di fondo politica che poi in qualche modo condiziona tutta la filiera. Questo in Italia manca. Una cosa, faccio una battuta di un secondo, quando noi abbiamo messo quella icona sulle confezioni che aiuta a indicare dove smaltire, volevamo fare una cosa più semplice, volevamo usare i colori, no, delle campane di raccolta. Ecco, la campana della carta a Bologna, dove sono io, ha un colore, a Roma ne ha un altro, a Milano ne ha un altro ancora, quindi abbiamo dovuto inventarci una cosa non così immediata, ma che fosse tanto utile, perché banalmente non esiste un codice colore per la raccolta dei rifiuti in Italia. Ogni comune ha libertà di fare ciò che vuole, questa è una follia. Ecco, qua ha introdotto dei temi anche delicati, alcuni peraltro già introdotti nella edizione passata di Eco Show, però introduci alcuni elementi interessanti, in particolare il collegamento che c'è tra la politica di raccolta del rifiuto e quello che può fare un produttore. Quindi l'idea che nella parte di produzione noi possiamo pensare il meglio per quella particolare raccolta, per quelle particolari raccolte che si fanno nel nostro paese. Quindi nell'ottica di un vetro che viene raccolto, il meglio che possiamo fare è andare a alleggerire, per esempio, il cartone che lo racchiude, piuttosto che fare opere di controcampo, no? delle ribattute in calcio d'angolo su dei problemi che invece non possiamo eludere. Accennavi un aspetto interessante nella tua ultima affermazione, che riguarda proprio i bollini che ci sono sopra le confezioni. Questo è interessante perché oggi spesso la Sciura Maria, a cui ormai mi sono affezionato all'interno di questa nostra chiacchierata, viene richiesto di essere un piccolo perito chimico piuttosto che un chimico dei materiali a riconoscere tutte le singole confezioni. Noi immaginiamo la tipica scatola di cioccolatini, dove davvero c'è da mettersi sempre le mani nei capelli, dove ho una pellicola attorno, è plastica, non lo so, la tolgo, ci sono degli adesivi, gli adesivi sono un problemaccio, poi dentro una scatola di plastica, la apro, forse dentro ancora dei separé di una plastica che però è diversa, la metto lo stesso, non la metto, il cioccolatino è avvolto da una carta d'alluminio, sotto c'è una goccia di colla, lo scatolotto di carta, insomma è un pasticcio. Come faccio? Mi metto le mani nei capelli o ho delle soluzioni? No, la soluzione c'è ed esiste, nel senso che è vero che i materiali, in particolare quelli più moderni, hanno delle sembianze che, come dire, ricordano materiali diversi, ad esempio tutti i vari snack, no? Le patatine, eccetera, eccetera, è banalissima plastica con una micro verniciatura all'interno per rendere impermeabile, e sembra alluminio ma alluminio non è, per cui il vero tema è che questi materiali comunque vanno smaltiti nell'indifferenziato, perché sono quelli che si chiamano poli accoppiati, cioè sono insieme di materiali diversi tra loro e quindi non si riescono a smaltire facilmente. Una delle altre linee strategiche che secondo noi va portata avanti, e anche qui lo facciamo come azienda, ma sarebbe utile che vi fosse una scelta di strategia più complessiva, è quella di semplificare i materiali, quindi andare ai famosi monomateriali, e se possibile di ridurre il più possibile i pesi degli imballaggi a parità di quantità contenuta. Cioè la strategia deve essere quella di, come dicevo prima, di sobrietà. Se dobbiamo portare 250 grammi di sugo al pomodoro, devo scegliere l'imballaggio che sia più leggero possibile e che sia più facilmente smaltibile sulla base di quelli che sono le filiere di raccolta in Italia, che purtroppo sono molto molto diverse da regione a regione, da zona a zona. E questo è un aspetto sul quale chi poi produce come noi a livello nazionale deve necessariamente fare i conti. Ecco, hai sottolineato un aspetto su cui mi piacerebbe chiudere la nostra chiacchierata, quindi ti chiedo un'ultima battuta proprio sul Tetra Pak. Faccio il nome dell'azienda perché è un monopolio in Italia, quindi è inutile fare un giro di parole sui poli accoppiati. In particolare questo materiale
ha così tanti pregi, intanto, perché ci permette di praticamente prendere un succo di frutta piuttosto che una polpa di pomodoro, portarlo in Africa su un elicottero senza avere bisogno di un frigo appresso. Oggi cosa possiamo fare in più per questi materiali e qual è la prospettiva di Coop? Nello specifico devo dire che il produttore che hai nominato ha fatto un lavoro molto importante proprio per rendere il suo materiale riciclabile. Nello specifico oggi, diciamo in tutti i principali comuni d'Italia, questo materiale viene assimilato alla carta, va in cartiera viene sciolta attraverso un meccanismo, immaginate un grande pentolone in cui acqua calda scioglie le fibre, e quindi le fibre vengono riutilizzate e vengono fatte carta da giornale piuttosto che altre cose. Quello che resta dentro, quindi la fase interna o in alluminio o in plastica, viene poi raccolta, rifusa e si fanno le penne a marchio Coop, si fanno le palette e i manici delle scope marchio Coop, per dirne una. Quindi in realtà io in quel modo con 20 grammi di materiale ne trasporto un litro. Per fare il paragone col vetro ci vuole 300 grammi per contenere la stessa quantità. Per cui in quella logica che si diceva di alleggerire, se si è riusciti a trovare, come in questo caso, un fine vita che possa essere ancora riutilizzabile, è una scelta che va perseguita. Anche questa volta abbiamo aperto un sacco di discorsi, non abbiamo concluso neanche uno, perché a questo serve Eco Show. Abbiamo messo in movimento una serie di rotelle anche nel nostro cervello per iniziare a ragionare su queste tematiche. Ci lasciamo qua, io ringrazio Claudio Mazzini per questo intervento, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito e per la possibilità di raccontare un po' di cose. E naturalmente rimando alla nostra diretta con i nostri ascoltatori, scrivete a diretta web per chiedere informazioni anche su dove andare a buttare i singoli rifiuti, come già ci stanno scrivendo in questo momento, mi dicono dalla regia, per chiedere. Ovviamente escono anche qua le paturnie psicologiche su dove metto il rifiuto e ci vediamo fra pochi secondi. Oggi scendiamo in campo per i boschi e le foreste, guardate! Con le sue iniziative Coop contribuisce a salvare tanti di quegli alberi che si potrebbero riempire dei campi di calcio. Scelgo Coop perché si impegna ad usare sia carta riciclata, sia carta e legno provenienti da foreste gestite responsabilmente. Se stanno bene gli alberi possiamo fare un respiro di sollievo. E lei? L'ha salvata la Coop? Non perché è un bel tronco di pino. Visita le mostre d'Italia a Torino. La Coop sei tu.